Ragazzi, prima di iniziare voglio subitissimo un bel like e cerchiamo di superare per questo video almeno i 400 like. Sì, entro mezzanotte di domani. Detto questo, buona visione! Ciao boys, sono bentornati oggi in un video di speculazione dopo un botto di settimane, ragazzi, che non tornava. So che uno dei format vi piace più di sempre. Quindi ragazzuoli, oggi ci siamo proprio alle porte di una celebrazione tra le più grandi di tutto Dokkan Jap, ovviamente. E ragazzuoli, siamo qua, belle pronti e pronte per andare a parlare ufficialmente della Golden Week. Nello scorso video, che è uscito tra l'altro 3-4 giorni fa, per l'appunto dissi che di non pullare tantissimo su Goku Bloccaio, perché la Golden Week, né bene né male, è alle porte. E ragazzi, la Golden Week l'anno scorso ci ha ospitato, ci ha comunque, diciamo, fatto vivere un attimino delle belle emozioni con tanti bei personaggi. Qua a schermo sicuramente starete vedendo a chi mi riferisco. Ebbene sì, ragazzuoli, l'anno scorso come personaggi principali della Golden Week ci furono Trunks, Evo e ovviamente Zamasu Evo, sia GL, la GL e il Tech per appunto. Quindi essenzialmente questi erano i personaggi che ci furono l'anno scorso. Ma prima di iniziare, ragazzuoli, mi raccomando, supportate al massimo la serie delle 18, perché come detto per appunto nel sondaggio che ritrovate sulla sezione community del canale, i video di Dokkan arriveranno sempre, salvo ovviamente news veramente importanti, oppure che magari su Dokkan ci sono cose importanti e su Grand Cross il contrario. Comunque sì, sempre alle 18. Caso video pool oppure news veramente importanti, ovviamente si farà a cambio di Dokkan all'una e ovviamente poi Grand Cross alle 18. Ragazzuoli, vi ricordo di seguirmi live su Twitch tutti i giorni, link in descrizione. E ovviamente ragazzuoli, mi raccomando, un bel like per il ritorno di Dokkan, che doveva ritornare da ieri ma per problemi di tempistica purtroppo non sono riuscito per appunto a terminare questo video. E effettivamente, ragazzuoli, quindi lo continuiamo in questo momento. Anzi, è vero, la registrazione che avevo fatto ieri l'ho dovuta cancellare, quindi lasciamo perdere. Salvo questo, ragazzuoli, da oggi ritorno ufficialmente Dokkan Battle e andiamo subitissimo a parlare, proprio per appunto iniziamo questo video, ragazzuoli. Quindi noi partiamo. Cosa arriverà? Sicuramente avevo già detto, già si capirà dalla copertina e anche dal titolo, il mio modesto parere su quello che arriverà alla Golden Week. Ovviamente, ragazzi, vi ricordo che è tutto una speculando time, perché ancora non c'è niente di ufficiale. E vi ricordo che, se non mi sbaglio, l'anno scorso pre Zamasu e Trunks ci furono anche un'altra bella LR. Ma ragazzi, io non vorrei sbagliarmi, ma ci fu anche prima di loro due, se non mi sbaglio, Kane e Caulifla. Quindi ragazzuoli, io essenzialmente non so quale delle opzioni che metterò in questo video saranno veritiere o meno, perché come LR già c'è chi dice che uscirà Jiren, quindi questo è un attimino una speculando time, anche questo sia una speculazione, però ecco, ci sta come LR Jiren. Se non mi sbaglio ci fu per appunto l'anno scorso che le Caulifla presa Mose Trunks, quindi essenzialmente se non mi sbaglio quest'anno c'è stato Goku Bloccaio e il Goku Bloccaio dell'anno scorso era Hit, quindi essenzialmente tornano un po' le cose, no? Però ecco, andiamo a parlare sia dell'LR, che è quella, diciamo, la sostitutiva di Kelly Caulifla, ma andiamo anche a dire quale sarà il dual, il nuovo dual che per appunto arriverà in celebrazione della Golden Week, cioè il sostituto di Trunks e il sostituto di Zamasu. Quindi essenzialmente andiamo a dire anche questo. Ora premetto questo: c'è chi dice che è chiamatissimo Jiren LR. Jiren LR, sinceramente, ragazzi, ci sarebbe assolutamente sì. È un personaggio ormai che ha fatto il suo tempo, è un personaggio ormai che chi lo usa è solamente per giocarlo essenzialmente, ma che ormai è vecchio e dir poco, nel senso, Jiren ormai in questo Dokkan ragazzuoli è stato ovviamente l'unica carta di Jiren che abbiamo essenzialmente, ovviamente Dokkan Fest, tutte quelle cose là. È un personaggio che ci starebbe l'LR? Assolutamente sì, però ecco, a mio avviso l'LR di questo personaggio la vedo un po' me, nel senso, mi dispiacerebbe vedere l'LR di Jiren senza vedere l'LR di Goku Trestinto. Ed è questo un attimino dove voglio andare a parare. Io spero con tutto il cuore, del mio modesto parere, che come LR, visto che comunque l'anno scorso ci fu un LR con due personaggi, ovviamente, quindi Kelly e Caulifla, che era un, diciamo, erano due personaggi in una carta, no? Quindi Kelly e Caulifla, e poi ci fu il dual Zamasu e Trunks. Qua essenzialmente vorrei la stessa cosa, che il dual al posto di Zamasu e Trunks ci fosse quello di
Dopo il Testento V2 e Jiren V2, essenzialmente non è potuto un dual molto più papabile, un dual molto più bello, un dual che rivaleggerebbe tranquillamente con i dual più belli e hypati di tutto lo combatto, perché magari mi fanno un Jiren transforming con active skill, magari full power, che va full power, quello bello tutto senza, per appunto, con l'aura dell'oltre istinto rossa, senza, diciamo, che vestiti strappati, ecco. Lo stesso vale per Goku oltre istinto, che è bello o male il transforming c'è lo stesso, c'è già il transformation, però essenzialmente mi piacerebbe di più un Goku che si fa notare, un Goku che magari da base, oppure direttamente da come lo vediamo noi, il Goku non mastered, Ultra Instinct, magari con l'active skill va direttamente a mastered, però totalmente un'arte diversa, ragazzi, magari molto più bella, molto più grossa e tutte le cose, essenzialmente. Quindi ci starebbe molto di più come dual, sarebbe uno dei dual, ragazzi, a mani basse, che a mio avviso supera tranquillamente il dual Zamasu Trunks a livello di personaggi, di hype che mettono, perché l'hype che mette Goku Ultra Instinct mastered, ragazzi, penso che solamente Vegeta e Gogeta lo mettano a quel livello là, ma in alcuni casi può anche rivelarsi maggiore l'hype che questo personaggio dà ai player, perché essenzialmente è Goku Ultra Instinct, ragazzi. Goku Ultra Instinct ne esiste solamente una di carta in tutto il gioco, quindi se esce non è tanta roba, è il livello dopo. Lo stesso vale per Jiren, perché anche di lui essenzialmente c'è una sola carta, o perlomeno quella che conta, essenzialmente un personaggio che non si è sentito già all'inizio, si sentiva poco, si gioca in alcune modalità, ma bene o male si può benissimo non giocare. E però questo personaggio essenzialmente una V2 la vorrei, avendo già tranquillamente un Goku estinto che quasi rispecchia quello che conosciamo tutti. Praticamente, se l'anno scorso hanno fatto la V2 del Trunks Int e del Merged Tech, del Merged Zamasu Tech, quest'anno secondo me faranno la V2 di Goku Ultra Instinct e Jiren. Vi ricordo che ovviamente, ragazzi, non è niente di ufficiale, è solo mera speculazione, però ecco un attimino quello che mi sento io. Visto che siamo in tema, no? Con l'anniversario, in tema bene o male Goku Kaio sempre Dragon Ball Super, e quindi secondo me ricadiamo su questa coppia. È una coppia che ci sta per questa celebrazione? Assolutamente sì. È una coppia che secondo me rispecchia i canoni di hype che ha dato comunque anche gli anni scorsi? Assolutamente sì. Però ecco, se sarà questo il dual, diciamo, il dual, diciamo, che è la controparte un attimino di Zamasu e Trunks, quale sarà l'LR controparte di Kale e Caulifla? Io, ragazzuoli, ve l'ho avuto là. Rimanendo sempre in tema Dragon Ball Super, e per meglio nel dettaglio, rimanendo in tema per appunto Trono del Potere, potremmo pensare anche ad alcune coppie. Alcune coppie quali potrebbero essere? Potrebbero essere Goku Vegeta, non si sa mai, classico Goku e Vegeta che tutti braviamo ormai, il Goku Blue Evolution, il Goku Blue Evolution, il Goku Blue Kaio e il Vegeta Blue Evolution, quelli che vanno contro Jiren, quindi quelli, la classica camminata fronte Jiren, che poi si scatenano entrambi. Quindi, per farvi capire, il primo momento in cui Vegeta diventa Evolution, quella copiata là. Altre carte, potrebbe starci un Goku Freezer e C17, ma non credo, perché comunque bene o male la carta in questione, anche se non c'è R17, c'è già comunque, quindi essenzialmente avete un attimino più troppo forzata. Un'altra carta che ci sarebbe Gohan e Goku, volendo, no? Gohan e Goku, quelli che comunque fanno la camminata che si incrocia. Ci starebbe anche quella, sì, ci starebbe, ma poco hype. Essenzialmente non la vedo una di quelle carte che danno quel hype, no? Quell'hype infinito. Un'altra comunque carta che ha delle R, parlando sempre di duo, ci starebbe quando Goku e Vegeta, se non mi sbaglio, diventano blu per fare la Final Kamehameha contro il trio Dangerous. Quindi stiamo parlando un attimino sempre di quel momento dell'anime, che è comunque bello fighe che mette hype, no? Quindi essenzialmente quella scena, se non voglio sbagliarmi, che Goku fa la Kamehameha, Vegeta fa il Final Flash, si riescono e fanno la Final Kamehameha essenzialmente per buttare fuori il trio dei lupi. Essenzialmente quella è un attimino la scena. Ci starebbe come carta LR? Assolutamente sì. La vedo, diciamo, azzeccata per una celebrazione di questo tipo, comunque per la LR pre-celebrazione di questo tipo, essenzialmente, assolutamente sì. Essenzialmente, altri personaggi, sono sincero, non ce li vedo, perché
ovviamente sono rimasto sempre in tema Dragon Ball Super, potremmo comunque sbizzarrirci bene nel male di tantissime altre coppie, vediamo, potremmo andare a sempre a ricadere sul meme bellissimo Vegeta 4 e Omega, ma ormai non ci conto, proprio non ci spero nemmeno più, perché o me li tirano fuori ai 350 milioni o con Vegeta 4 e Omega non ci spero più, perché ormai sono passato. Un duo che sinceramente, parlando proprio del Gold Camp Fest, come è stato l'anno scorso con Trunks e Zamasu, che sinceramente mi piacerebbe rivedere su questo gioco, su Dokkan Battle, è un po' un dual che non mette hype, è vero, però Goku, quello base form, Kaioken, che va Kaioken, e Vegeta Scouter, no? Il primissimo scontro tra quelli più iconici di tutto Dragon Ball, il primo incontro, no? Tra Goku e Vegeta, secondo me ci starebbe davvero un casino, perché stiamo parlando di due momenti non iconici, ma ancora di più proprio dell'essere iconico di tutto un anime, praticamente, di tutto un anime, e quindi secondo me ci starebbe davvero un casino. Altri personaggi davvero non vedo quali potrebbero essere, le LR2 bene o male già le ho dette, potrebbero esserci, che ne so, potrebbe essere tranquillamente Jiren come LR, ma vi ripeto, per me Jiren lo vedo molto di più come Dokkan Fest, dove c'è la parte Extreme, magari se dovranno mettere Extreme Jiren, ora non so se il Jiren questo qua è infatti super, quindi essenzialmente non me lo possono fare dual super Extreme, perché essenzialmente non sarebbe questo il caso, però potrebbero fare stile dual all'avversario, però diciamo in queste celebrazioni è sempre stato, se non mi sbaglio, sempre dual super Extreme, come è stato per Gohan, per Cell, come lo sempre è stato quasi anche per Trunks e Zamasu, era super Extreme se non mi sbaglio, quindi già qua è un attimino quella cosa che o me la modificano o è proprio il punto focale per dirci no, non ci sarà dual Goku Trunks Jiren. C'è chi dice arriverà Jiren LR, probabile, c'è chi dice che arriverà Gold Trunks LR, ci starebbe secondo me molto più di Jiren, però essenzialmente io preferisco come LR, essenzialmente è una delle lere che attendo da più tempo in assoluto. Cioè Goku, Blue Kaioken e Vegeta Blue Evolution insieme, che fanno la camminata e poi stompano Jiren nella storia. Quella è una delle LR a tema Dragon Ball Super in generale che più vorrei in assoluto, veramente che più vorrei in assoluto. Ci sarebbero altre carte, altre combo, diciamo così, altri due personaggi di una sola carta, altri personaggi comunque che fanno parte della categoria combination, no? Però essenzialmente non ce le vedo. Altri personaggi che mettono hype, magari ditemi voi nei commenti quali potrebbero essere alcune ipotesi, alcune idee, alcune, diciamo, cose buttate là, comunque alcune proposte che comunque anche a tema, anche a, non c'è, cioè, che non sono nel tema della combo super, essenzialmente però non ce ne vedo. Vedendo un attimino come è stato l'anno scorso, era full Dragon Ball Super, quindi che le Caulifla e Trunks e Zamasu quest'anno secondo me metteranno Goku Vegeta, però è anche vero che comunque Goku Blue Kai è uscito ora Goku Blue Kai, però l'anno scorso hanno fatto uscire Hit, che era perlomeno collegato a che le Caulifla. Bisogna vedere un attimino, ragazzi, potrebbero fare anche delle R piccole Gohan, per quanto ne sappiamo, cioè nel senso, poi mi fanno uscire il dual Jiren e Goku Ultra Estinto. Sarebbe bello? Sì, sinceramente mi basta che come dual ci sia Jiren e Goku Ultra Estinto V2. E so a posto proprio. Comunque ragazzuoli, questo era il tutto, il succo del video essenzialmente su quello che metteranno secondo me sulla Golden Week. Quando inizierà la Golden Week? Già dal 16-17 sapremo con certezza, magari anche dal V-Jump, cosa uscirà per appunto in casa Jump. La Golden Week comunque già dal 20 inizierà il tutto ragazzuoli, quindi essenzialmente prepariamoci e tenetevi le somme, perché ci sarà da divertirsi. Comunque ragazzi, mi raccomando, lasciate un bel like e supportate al massimo. Vi ricordo che tutto questo video era puramente speculatorio. Mi raccomando, vi ricordo che i video di Dokkan ci sono sempre alle 18. Mi raccomando, seguitemi su Twitch, link in descrizione. Vi ricordo che quando ci saranno video pool o video importanti su Dokkan, faremo al caso, quindi Dokkan uscirà a Luna e Nanatsu alle 18. Ragazzuoli, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, campanellina sempre accesa, un bel like per supportare al massimo, iscrivetevi subito al centro, campanellina, proprio recuperate i video a destra e a sinistra, tutti i link in descrizione, e let's go boys, e ciao a tutti, ragazzuoli!